figurati. Beh, a Roma poi avete avuto questo inverno. 3 centimetri di neve. Non ci siamo conosciuti. Io avevo due cani grossi, di cui uno lei c'è ancora e l'hai visto. E lui aveva un mastino napoletano. E vivevamo in centro a Torino. Quindi prima difficoltà è stata riuscire a portare i cani in giro. E allora abbiamo detto basta, dobbiamo trovare uno spazio con almeno un giardino o qualcosa, perché vivevamo in 40 metri quadri. E quindi ci siamo trasferiti fuori Torino. Stando fuori Torino, cosa c'era? La questione di andare avanti e indietro per lavorare, perché poi nel frattempo lui ha trovato un altro lavoro e tutto quello che si guadagnava finiva in spese, bollette, la qualsiasi. E alla fine ci mancavano sempre un sacco di soldi e abbiamo detto basta. A un certo punto si è deciso appunto che io smettessi di nuovo di lavorare. E a quel punto ci si è trovati col problema che non c'erano più delle entrate economiche fisse e per cui si è incominciato a cercare di produrre il più possibile ciò di cui si aveva bisogno. All'inizio abbiamo iniziato a lavare i piatti con la cenere, sì. A farci il sapone, abbiamo preso le galline. Come dire, il nostro cambiamento non è stato realmente progettato, cioè noi non è che 8 anni fa avessimo in mente di comprarci un terreno, fare una fattoria in permacultura condivisa. È stato più che altro di cos'è che non funziona? Questo, ok, cambiamo questo. Abbiamo iniziato a fare degli esperimenti, a studiare perché ci mancavano delle basi. A quel punto ci si è inizialmente confrontati con l'agricoltura naturale, perché un cittadino che parte e decide di fare l'orto difficilmente riesce a fare una doppia vangatura. La questione è che si è visto che funzionava. Se funzionava, per cui si è incominciato ad approfondire. Da semplici tecniche, come può essere l'agricoltura sinergica, ci si è evoluti a sistemi. E a questo punto il passaggio alla permacultura con sistema di progettazione viene abbastanza naturale. Avremmo potuto cercare di fare un'azienda agricola, intestandola magari a lei per avere i fondi per l'imprenditoria femminile, cose del genere. Però poi a quel punto comunque devi dei soldi a qualcuno e ti metti a rischio. Soprattutto in questo periodo, avendo noi potuto comprare questo terreno, aver costruito tutto, perché ci è arrivata questa eredità, perché avevamo un budget, abbiamo vissuto buona parte grazie a questo budget. Adesso siamo arrivati al punto di rottura in cui dobbiamo creare la nostra economia. Fortunatamente la scelta è stata quella di investire quei soldi in un progetto che poi generasse anche una parte di economia reale. Che crescendo l'intreccio e l'innesto uno dentro l'altro, per cui si saldano poi i legni e poi mi cresce una rete fantastica che però è viva. Il blog in qualche modo è partito proprio per costringere me a buttare sulla carta le informazioni che raccoglievo. È anche il motivo per cui si chiama Orto di Carta. Ma la mia convinzione è sempre stata che lo leggesse mio padre e basta. Poi il fatto che sia cresciuto realmente è legato al fatto che in Italia l'informazione tendenzialmente devi pagarla. Racconti le cose in modo che poi, se qualcuno ha bisogno poi di te fisicamente, ti contatta e tu vai fisicamente a fare le cose. Per me non ha valore raccontare come si costruisce una casa. Ha valore costruire la casa. Cioè, se hai bisogno, vengo a darti una mano e allora a quel punto ci deve essere uno scambio. Ma per raccontarti come l'ho costruita, cioè, mi fa solo piacere. Il cambiamento è un processo, nel senso che, almeno per quello che riguarda noi, è un evento naturale. Un processo per tappe, che adesso ormai appunto è un processo che dura da 8 anni praticamente, ma per dire, non abbiamo neanche mai percepito la fatica del cambiamento. Il cambiamento che mi auspico è quello di crescere nella consapevolezza, fondamentalmente. Cioè, puoi fare le scelte che vuoi, però devi sapere che cosa stai facendo e che risultati porteranno. Poi, se scegli di fare una cosa su cui io non sono d'accordo, va benissimo, però devi essere responsabile di quello che stai facendo. Incontra e conosce qualcuno che agisce senza aspettare nessuno. Forza nei piedi, pensieri e le mani verso una strada lasciata.